Cristian Savani, capitano della nazionale, che domani torna subito in campo. Vi siete bruciati il giorno libero con quella sconfitta con il Belgio? Sì, come sempre le cose non vanno come devono andare, o comunque come uno spera che vadano. Insomma, abbiamo perso 3-2 con il Belgio, ci sta, insomma, è successo anche le altre squadre favorite, quindi niente, ci togliamo un giorno di riposo, giochiamo una partita in più, meglio adesso che dopo. Adesso saranno tutte partite dentro o fuori, quindi sarà bello, insomma, vedere come reagisce la squadra. Per tu che hai visto due partite da fuori, la sofferenza stando in tribuna è doppia? Sì, sicuramente spero di rientrare il prima possibile in squadra, perché insomma star fuori è una sofferenza doppia, nel senso che non c'è il modo per sfogare la tensione. Cosa non è andato, tu che l'hai guardata magari da fuori, l'hai vista un po' con gli occhi diversi dai tuoi compagni nella partita con il Belgio? Ma sicuramente non abbiamo giocato il nostro miglior pallavolo, diciamo che ci sono stati alcuni momenti in cui abbiamo avuto un po' di passaggio a vuoto, non avevamo le idee chiare magari su quello che dovevamo fare, insomma, quindi la differenza è stata poca, purtroppo ecco, ci siamo giocati la partita così. Non si vive mai di ricordi, ma per chi ha qualche anno più di te, Italia-Olanda ha un sapore particolare. Per te che cosa rappresenta? Ma diciamo è una sorpresa per me, nel senso che non mi ricordo l'ultima volta che ho giocato contro l'Olanda. È passato tanto tempo, la squadra è cambiata parecchio, ci sono tantissimi giocatori che giocano tuttora in Italia o che hanno giocato in Italia, quindi alcuni li conosciamo già, sono giocatori di altissimo livello, quindi non sarà sicuramente una partita facile. Che cosa ti aspetti ancora da questo europeo? Mi aspetto ancora molto, chiaramente cerco di pensare a una partita alla volta, come è giusto che sia. È chiaro che il nostro obiettivo non è cambiato di una virgola nonostante la sconfitta con il Belgio. Dobbiamo, secondo me, cercare di essere un po' più compatti, ecco, e di ritrovare il nostro gioco.